In questa lezione, diciamo, noi chiudiamo un po' tutto quello che abbiamo fatto durante questo corso. Noi la volta scorsa abbiamo visto l'ultimo blocco che ci serviva per costruire un amplificatore, diciamo, di caratteristiche elevate, che era l'amplificatore differenziale. Adesso io vi propongo, diciamo, lo schema che analizzeremo insieme di un amplificatore operazionale molto, diciamo, semplificato, che però vi fa capire, diciamo, che ruolo ha ciascun blocco di quelli che abbiamo studiato. L'amplificatore operazionale che cos'è? È un amplificatore che ha delle caratteristiche talmente, diciamo, prossime al comportamento ideale che uno si aspetta da un amplificatore di tensione, che può addirittura essere considerato come un dispositivo, diciamo, a sé stante con delle caratteristiche terminali. Chi ha fatto i complementi lo sa, uno può imparare a progettare, ad analizzare i circuiti con operazionali anche se non conosce nulla di quello che ci sta dentro. Noi però abbiamo costruito tutti i blocchi che ci stanno dentro e quindi approfittiamo di un esempio numerico per vedere come sia possibile con pochi passi ottenere un amplificatore che abbia un guadagno molto elevato. L'amplificatore di questo esercizio, che io ho preso, diciamo, anche un po' di pubblicità ai colleghi dal libro da Riento e Dace, che sono i colleghi napoletani, ha come guadagno di tensione 5×10^4, quindi una grossa amplificazione di tensione, bassa resistenza di uscita, vedremo come si fa ad avere una resistenza di ingresso infinita. E così via, con uno schema che vedrete tutto sommato è molto semplice. Noi quindi realizziamo un amplificatore che ha come stadio di ingresso un amplificatore differenziale. Oh, questo circuito lo facciamo a BJT perché è più semplice l'analisi, ma come abbiamo detto questi stessi circuiti si possono realizzare anche con MOSFET. Quindi il primo stadio è dato da un amplificatore differenziale a transistori polarizzato attraverso un generatore di corrente che eroga una corrente di 4 mA. Noi applichiamo un segnale differenziale tra le due basi del transistore, abbiamo due resistenze al collettore e un'alimentazione positiva di 12 volt su. Voi sapete che quelle resistenze, diciamo, possono essere sia dei resistori, sia io posso ottenere una resistenza mettendoci là una struttura ancora realizzata con elementi attivi. Quindi il segnale che io voglio amplificare è la differenza dei segnali che io applico alle fasi. Considero uscita di questo primo stadio la differenza tra le tensioni che io vado a rilevare ai due collettori, d'accordo? Quindi questo per me, la differenza tra questi due, è il segnale di uscita di questo amplificatore, quindi un'uscita differenziale vado a considerare. Questo segnale io lo vado a mettere in ingresso ancora a uno stadio differenziale, quindi il prossimo stadio è ancora un differenziale, ancora polarizzato con una corrente di 4 mA. Identico al primo.
questo segnale che esce dalla differenza diventa il segnale di ingresso di questo secondo stadio, ok? Quindi quello che io tengo qui, diciamo, è il segnale di uscita del primo stadio, vabbè, noi chiamiamo V01. Sul libro lo chiama V01D per dire che è una uscita presa differenza tra le due. Quindi questo primo stadio ha un guadagno che chiamiamo AV1, che è dato dall'uscita V01D diviso la V con D dell'ingresso. D'accordo? Quindi questa differenza diventa anche l'ingresso di questo secondo stadio. L'uscita di questo secondo stadio la prendo single-ended, cioè considero uscita semplicemente la tensione che si presenta a questo conduttore, che chiamerò V02, cioè la tensione di uscita del secondo stadio. Quindi questo stadio qua ha un guadagno a V2 che è dato da V02 diviso V01D. Quest'uscita qua io la vado a mettere in ingresso ad un altro stadio, che ora vedremo, che ha diciamo, l'aspetto di un doppio carico. Il doppio carico, vi ricordate, è un amplificatore emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Lo vado a disegnare, poi vediamo come l'ho fatto e a che cosa serve questo doppio carico. Ancora di questo amplificatore a doppio carico, chiamo V03, la vado a mettere in ingresso a un amplificatore e poi parliamo anche di questo stadio qua. Questa qui è l'uscita di tutto l'amplificatore operazionale. Disegnate, poi spieghiamo, diciamo, il perché di tutti questi oggetti che abbiamo messo. Questo stadio qua avrà un guadagno a V3 che è dato da V03 diviso V02. Questo stadio qua, a V4, avrà un guadagno che è dato da V0 diviso V03. Ok,
che cosa servono questi stadi? Facciamo un piccolo passo indietro. Noi abbiamo visto che quando andiamo a realizzare un amplificatore integrato, noi dobbiamo eliminare i condensatori di accoppiamento e di bypass. Ora, i condensatori di accoppiamento a noi a che cosa ci servivano? Ci servivano per confinare le componenti continue dentro il circuito di polarizzazione. Quindi facevano in modo che poi noi sul carico, e se avete fatto gli esercizi SPICE l'avete sicuramente visto, voi sul carico ci avevate soltanto le componenti continue, le componenti alternate. D'accordo? Perché da voi sul carico vi serve il segnale, non vi servono le componenti continue. Far arrivare la componente continua sul carico ha due problemi. Uno, che vi cambia la polarizzazione in funzione del carico, chiaramente. Cambiate il carico, cambia la corrente che passa e cambia tutta la polarizzazione. Inoltre, voi avete comunque una tensione DC, una corrente, quindi avete una dissipazione di potenza inutile sul carico, perché voi sul carico avete l'intenzione semplicemente di mandare un segnale che è una replica di quello del complesso. Ora, in questa realizzazione qua, voi vedete, noi non abbiamo nessun condensatore, perché noi i condensatori dei microfarad integrati non li teniamo. Che vuol dire che io devo fare in modo che l'uscita sia a valor medio nullo anche senza le capacità. Questo che cosa significa? Significa che alla fine, all'ultimo stadio, se io ho delle componenti continue che sicuramente terrò perché ho le polarizzazioni, io devo traslare il livello della tensione. Cioè devo fare in modo da portare giù tutte le componenti continue in modo da avere un segnale a media nulla anche se io non ci ho messo le capacità. Questo ruolo di traslatore di livello ce l'ha questo amplificatore qua. Ok? Quindi questi due servono per avere essenzialmente un alto guadagno che adesso andiamo a vedere quanto vale. Questo qui, che è un doppio carico realizzato però con un PNP, per cui questo è l'emettitore e questo è il collettore, mi serve per fare la traslazione di livello. La traslazione di livello farà sì che io l'uscita che mi trovo qua è a media nulla. Allora, andiamo ad analizzare un attimo, prima di calcolarci il guadagno di tutto questo oggetto, è molto semplice, però andiamo un attimo a vedere come funziona questo circuito qua. Guardiamo soltanto le componenti statiche, fermiamoci un attimo a questo blocco qua. Noi che cosa abbiamo? Guardiamo soltanto la parte DC. Io ho qui 4 mA. Essendo l'amplificatore completamente simmetrico, questi 4 mA DC vanno 2 mA di qua e 2 mA. Quindi io qui ho una corrente DC di 2 mA. Questo che cosa significa? Io qua ho 12 volt. Che qui, se vado a guardare il potenziale, ho 12 volt meno la caduta su questa resistenza. Quindi se io vado a guardare lì, io che cosa ho? Che al collettore di questo punto io ho 12 volt meno 2 mA per 2 kilo. Quanto fa? 2 per 2 qua fa 4, 12 meno 4, tengo 8 volt in continua. Quindi io qui, se vado a vedere il segnale che vado a prelevare qui, in questo punto, io che cosa ci avrò? Ci avrò un segnale che è fatto da una componente continua di 8 volt e sovrapposta a questa componente continua della vuoi la sinusoide. Ora io questi 8 volt non li voglio far arrivare qua, quindi devo necessariamente fare in modo da riabbassare tutto questo potenziale.
questi 8 volt DC mi arrivano qui, alla base di questo transistor. Va bene? Quindi io, se mi vado a disegnare soltanto quel pezzo là, io saprò un circuito che è fatto così. Qui tengo 8 volt. Questo è un BNP, questa qui è la base e questo è l'emettitore, quindi vuol dire che questo, se è polarizzato, ha 0,7 volt in questo lato. Se noi lo risolviamo come un normale circuito DC, no? Tra 8 e 12, vuol dire che io tra questo punto e questo punto tengo 4 volt applicati. Vi trovate? Quindi se io vado a scrivere il principio di Kirchhoff qua, io che cosa ho? Ciò che 4 volt sono uguali a, questo è K, R punto K per la corrente più 0,7. Questo mi dice il principio di Kirchhoff qua. E quindi questo mi dice che circola una corrente qui, che è pari a 4 meno 0,7 diviso 3,3 per 10 alla 3. È un circuito normalissimo in DC. Cioè, questo mi dice che per come ho dimensionato io le resistenze, io qua dentro tengo 1 mA. 4 meno 0,3 fa 3,3. Meno 0,7 fa 3,3 diviso 3,3. Io ho fatto in modo che questo circuito passasse un milliampere. Quindi io qui ho un milliampere. Qual è la tensione che mi trovo qua? Se io vado a vedere, qui c'ho meno 12, qui c'ho 12,7 K, qui c'ho un milliampere, se io mi vado a fare quest'altra, considerare quest'altro circuito, io qui ci avrò meno 12, quindi la potenziale qui, diciamo qui 0,3 grande, da chi sarà dato? Dalla caduta qua meno R per I. Quindi sarà dato da meno 12 più 12,7 per 10 alla 3 per 1 per 10 alla meno 3. Se vi fate i conti, chiaramente questi qua sono 0,7 volt. Più che guardare i conti, guardate, diciamo, il senso di quello che stiamo facendo. Quindi io che cosa ho fatto, riassumendo? A me come arrivano 8 volt in DC? Io ho scelto le resistenze di questo stadio per fare in modo che la caduta che io mi vado a trovare qua in DC è 0,7. Ok? Quindi ho scelto le resistenze in maniera tale che io qui, anziché 8 volte, ne tengo 0,7. Perché proprio 0,7? Perché questo stadio qua, che voi dovreste sapere, il collettore comune che cosa fa? Diciamo che ha guadagno unitario, cioè quello che tiene qua come segnale lo riporta qua. Ma la differenza tra qua e qua sono proprio 0,7 volte della caduta che tengo qua. Okay. Quindi qui io mi troverò un segnale che ha 0,7 e poi c'ha la sinusoide. Il segnale che mi trovo qua, poiché 0,7 cadono qua, sarà un segnale che è soltanto a media onda. Okay. Quindi io posso fare a meno dei condensatori di accoppiamento per avere una forma d'onda a media nulla, se utilizzo questi circuiti che sono dei traslatori di livello. E questi qua, voi se vedete un normale circuito, li trovate questi stati, perciò volevo, diciamo, farvi vedere come funziona un oggetto di questi.
Quindi dicevamo, questi qua servono a fare il guadagno elevato, adesso vediamo. Questo serve a fare il traslatore di livello. Questo qui serve perché il collettore comune ha una resistenza di uscita che è la più bassa di tutte, quindi vado a mettermi il collettore comune. Guadagno di questo stadio, diciamo, l'amplificatore globale ha come uscita V0 e come ingresso VD. Quindi il guadagno globale dovuto all'amplificatore non è altro che V0 su VD. V0 su VD che io posso scrivere come V0 su V03. Per V03 su V02, per V02 su V01D, per V01D su VD. L'ho scomposto in tanti pezzi che si semplificano tra di loro e alla fine sempre V0 su VD ottengo. Questa scomposizione in realtà che cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che in un amplificatore multistadio il guadagno globale è dato dal prodotto del guadagno dei singoli stadi. L'amplificazione complessiva me la posso sempre calcolare facendo il guadagno di ogni singolo stadio e poi moltiplicando. Ora, tutti questi guadagni noi li conosciamo, sono facili da calcolare, perché? Guardiamo il primo pezzo, AV1. AV1 che cos'è? È il guadagno di un differenziale in cui l'uscita la prendo a sua volta differenziale. Noi ce lo siamo calcolati questo guadagno, in modulo questo guadagno è G con RC. G con M chi è? G con M, questo è un transistore, quindi è IC su VT. IC chi è? In ogni collettore io ho la metà della corrente che sta qua, cioè i soliti 2 mA. Quindi questi qua sono 2 mA su 25 mV, questo è G con M, per i 2 kΩ. Della resistenza di collettore. Se vi fate conti, questo numero dovrebbe essere circa 160 volt su volt. Quindi AV1 si calcola semplicemente. AV2 chi è? AV2 è il guadagno di un differenziale dove però l'uscita viene presa single-ended, cioè come uscita viene preso soltanto la tensione di un collettore. E anche questo noi l'abbiamo calcolato, in questo caso qua il guadagno vale G con RC mezzi. Che è il guadagno del differenziale preso con l'uscita singola. Quindi anche in questo caso, chiaramente se quello di prima veniva 160, questo qua verrà 80. Ok? Traslatore di livello, abbiamo detto questo non è altro, al di là della sua funzione, non è altro che un amplificatore a doppio carico. L'amplificatore a doppio carico noi lo sappiamo quanto guadagna RC su R. Quindi questo guadagno qua è RC
su R, e quindi è 12.7k diviso 3.3k, che più o meno dovrebbe essere 4 o su 2. Il collettore comune, diciamo che guadagna 1, se l'ho fatto bene guadagna 1. Quindi il guadagno finale di tutto questo è il prodotto di questi quattro termini. Se vado a fare il prodotto, io ottengo un guadagno di tensione che è intorno a 5 per 10 alla 4 su 50.000. Okay, quindi abbiamo ottenuto un guadagno di tensione elevatissimo, praticamente con i due stadi iniziali. Ok? Quindi capite che se io qua ci vado a mettere pure un emettitore comune che c'ha un altro guadagno, un altro differenziale, così è facilissimo ottenere il guadagno dell'operazionale, che è 100.000, ci siamo quasi. Quindi con pochi blocchi in realtà noi riusciamo ad ottenere dei guadagni molto elevati. Quindi il guadagno di tensione elevato lo si ottiene in maniera semplice. Poi la resistenza di uscita è sicuramente la più bassa possibile, perché quella del collettore comune, l'abbiamo visto, il collettore comune ha una resistenza di uscita più bassa che io posso ottenere con delle configurazioni di questo tipo. La resistenza di ingresso. La resistenza di ingresso non è altissima in questo caso, perché io ho dei transistori. Voi sapete che quando avete il transistore avete la RPY, che non è una resistenza alta. Beh, allora che cosa si fa? Io adesso ho disegnato un circuito molto semplice, ma nella pratica, per avere la resistenza di ingresso alta, che cosa conviene fare? Conviene mettere un MOSFET, perché il MOSFET ha la resistenza di ingresso infinita. Allora voi troverete negli operazionali quasi sempre il primo stadio realizzato a FET e non a bipolare, e a MOSFET, esatto. Lo dico FET, in tecnologia MOSFET. Per cui solitamente il primo stadio è fatto a MOSFET, in modo tale da sfruttare la resistenza infinita che ha l'amplificatore a MOSFET. Quando in uno stesso circuito voi considerate contemporaneamente la presenza di bipolari e di MOSFET, la tecnologia prende il nome di BiCMOS, Bipolar Complementary MOSFET. Ok? CMOS, Complementary MOSFET, che è la tecnologia più usata in assoluto per realizzare qualunque circuito elettronico, complementari sta per il fatto che uno utilizza sempre MOSFET a canale N e a canale P, fosse altro perché deve realizzare gli specchi o quant'altro, stanno sempre tutti e due. Anche in questo circuito banale che abbiamo fatto, abbiamo il transistore PNP, cioè io scelgo P o N a seconda di come mi servono. Quindi tecnologie, diciamo, molto avanzate sono le tecnologie BiCMOS. Rapporto di reiezione di modo comune si può dimostrare facilmente, già lo sapete che il differenziale messo qua con lo specchio ha una reiezione di modo comune molto elevato, metterne due uno dopo l'altro moltiplica la reiezione di modo comune, tant'è vero che noi quando studiamo l'operazionale diciamo reiezione di modo comune infinita, cioè se qua ci metto due qua, da là non ci trovo niente. Ok? Una nota a parte la merita la banda passante. Quando voi realizzate amplificatori multistadio, è chiaro che la banda passante è determinata dallo stadio che ha la banda più stretta. Cioè se voi avete uno stadio che vi presenta un polo a una certa frequenza, se anche gli altri ce l'hanno dopo, quello che vi limita è quello che ha la banda più limitata. Voi sapete pure che per via degli effetti dell'effetto Miller un circuito che guadagna molto ha sicuramente una banda molto stretta. Quindi questi circuiti qua hanno una banda passante piuttosto limitata. Chi ha studiato gli operazionali lo sa, che quando uno
idealmente dice banda passante infinita, ma non è vero. La banda passante, anzi, in genere è di pochi hertz, delle decine di hertz, no? Allora uno si potrebbe chiedere, sì, ma allora che me ne faccio di questo coso se praticamente appena supero la frequenza zero mi comincia a tagliare il guadagno? La verità è che non si usano così, ma questi si usano in retroazione. La retroazione vi consente di abbassare un po' il guadagno, che è enorme, e allargare la banda, che è quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto gli operazionali con il blocco. Ok? Quindi tutto quello che noi abbiamo studiato è possibile realizzando dei circuiti multistadio in questo modo. D'accordo? Quella che vi ho dato io come invece l'operazionale fatto a MOSFET, tutto MOSFET, dove vedete che la polarizzazione, differentemente da questo, non è tutta uguale stadio per stadio, ma aumenta. Il fatto di aumentarla fa sì che i guadagni siano ancora più alti, perché la con M stadio per stadio cresce. Delle configurazioni base che noi abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo visto, per esempio, l'emettitore comune, il collettore comune, il drain comune, proprio abbiamo visto con le resistenze, con le capacità, eccetera. Quando io le vado a fare in forma integrata, abbiamo capito che tutto questo non ci sta. Queste configurazioni chiaramente si semplificano all'osso, e questo sostanzialmente significa che, ad esempio, se io devo andare a realizzare un amplificatore a source comune, la versione più, diciamo, semplice che io posso andare a realizzare, chiaramente, è questa qua. Le capacità ce le ho tolte, la polarizzazione, la rete non è scomparsa, la rete di polarizzazione, ma la polarizzazione viene fissata dalla corrente dello specchio che sta su, quindi è una sorgente di corrente. Il source comune, questo lo metto direttamente a massa senza metterci altro. Che cosa mi manca? Io so che devo tenere una resistenza al collettore, perché sennò il potenziale del collettore da là non lo muovo, ma so anche che quando ci metto questo, in realtà la resistenza di collettore ce l'ho, perché viene, diciamo, svolto questo ruolo dalla resistenza del transistore dello specchio. Cioè, se andassi a disegnare, diciamo, completo, questo generatore di corrente, un generatore di corrente.
realizzato con elementi attivi. L'ho dovuto realizzare con il PMOS perché io lo devo collegare da sopra all'alimentazione e la corrente deve scendere nel circuito, quindi è una sorgente di corrente. Quindi questo è proprio CMOS, MOSFET a canale N, MOSFET a canale Q. Quindi io che cosa faccio? Attraverso la scelta di questa resistenza, che noi sappiamo che può stare pure al di fuori del circuito, fisso la corrente che passa qua dentro. Questa corrente che passa qua dentro, per il fatto che questi li ho montati in questo modo, passa anche in questo circuito e diventa la corrente di polarizzazione di questo circuito. E quindi ottengo una amplificatore. Qua andrò a mettere il segnale, qua vado a prendere l'uscita e questo è un amplificatore a sorsione. Come lo calcolo il guadagno di questo circuito? Come abbiamo sempre fatto, parto dal modello di questo, che chiaramente è estremamente banale. Tenete presente che quando vi trovate con dei circuiti di questo tipo, quindi dove non ci stanno più i resistori, voi non potete trascurare le R0, perché le uniche resistenze che ci stanno sono le R0. Noi trascuravamo queste perché dicevamo che erano grandi rispetto ai resistori, ma se i resistori non li tenete più, queste resistenze ve le dovete portare in conto. Quindi questo qua è il circuito, il transistore, il source summers. Tra gate e source ho messo il segnale di ingresso, al collettore, al drain di questo, che cosa ci trovo? Noi abbiamo visto il modello dello specchio, lo specchio si riduce alla sola resistenza di questa, alla resistenza R0 di questo transistore qua. Chiaramente i parametri differenziali di questo e di quello sono tutti uguali. Perché? Perché i parametri differenziali dipendono dalla polarizzazione. Qua abbiamo una sola corrente che passa, la corrente che sta qua sta pure qua dentro. Questa è la finalità dello specchio. Quindi la R0 di questo e la R0 di questo, il gigonello, sono tutti uguali. Quindi io tra collettore e massa non ho altro che un'altra R0 che rappresenta la R0 del transistore Q3. Questi parametri hanno tutti lo stesso valore. Se io integro dei dispositivi, questi hanno tutti la stessa tensione di solito, la stessa tensione di ieri, su faccio uguale, non è che mi possono venire la tensione di uscita è questa qua, la tensione tra drain. Quanto vale il guadagno? Il guadagno chi è meno G con M, R0 in parallelo fa R0 mezzi, per VP greco, pardon, VGS che coincide proprio con V con I, e quindi questo qua è il guadagno. Vedete, il guadagno di questo è intrinsecamente più alto di un guadagno fatto con le resistenze di polarizzazione, perché le R0 sono centinaia di kilo, ma le resistenze di polarizzazione sono qualche kilo. Quindi la versione integrata
oltre che più piccola, più compatta, meno senza le capacità, eccetera, ha pure un guadagno intrinsecamente più elevato, perché noi sostituiamo al posto delle resistenze di polarizzazione le R0, che sono elevate. Ok? Quindi è chiaramente è più performante, diciamo. Lo stesso discorso, tutto quello che abbiamo detto, lo potevamo fare anche per il transistore bipolare. Cioè, il transistore a emettitore comune allo stesso modo si fa così. Guadagno di tensione in un amplificatore integrato, i numeri tipici che voi trovate per una configurazione a MOSFET vanno dai 50 ai 200, questo è quello che generalmente uno ottiene. Perché vi ho dato questi numeri? Perché vi voglio far vedere in una maniera molto semplice come invece con il bipolare i guadagni siano sempre molto più elevati. Quindi perciò quando abbiamo detto prima io faccio uno stadio di ingresso a MOSFET e il resto lo faccio a bipolare, perché sfrutto il vantaggio del MOSFET è la resistenza di ingresso infinita, ma se voi volete guadagni elevati con il bipolare ottenete dei guadagni più alti. Quindi l'emettitore comune è un circuito di questo tipo. Anche qui chiaramente se io lo andassi a disegnare transistore PNP stessa quindi lo stesso tipo di circuito. L'analisi è esattamente, diciamo, sviluppabile allo stesso modo, anche in questo caso la corrente di qua si duplica qua, questa corrente passa pure qua dentro, i parametri differenziali dipendono dalla corrente statica, sono uguali. Quindi abbiamo esattamente la stessa struttura dove il carico dell'amplificatore coincide con la R0 di uscita del Q3 che sta qua. E quindi il guadagno di tensione quanto vale? I 0 è V con I, I 0 è meno G con M, R0 mezzo, per il pi greco e V con I sono uguali, che ce l'ho messi in maniera così semplificata, per cui questo guadagno è meno G con M, R0. Una stima di quanto può valere questo guadagno si può fare in una maniera, diciamo, abbastanza semplice. Se io mi ricordo che cosa, quindi questo guadagno, diciamo, il valore assoluto è G con M, R0 mezzo. G con M chi è?
è la corrente su dt. R0 è V con A su IC. Noi questi numeri più o meno li conosciamo, la tensione di Irli è un centinaio di volt, la tensione BT è 25 millivolt, per un mezzo, se vi fate i conti, questo qui viene circa 2000 volt su volt, avendo ipotizzato dei valori assolutamente ragionevoli delle grandezze. Quindi vedete come questi qua hanno subito un guadagno molto elevato. Ok? Quindi generalmente la stessa realizzazione a volte di transistori vi consente in quel caso là di guadagnare di più. Le ridisegno soltanto, ma senza tanto avete capito che l'analisi è estremamente semplice di questi oggetti. Le altre due configurazioni importanti che noi abbiamo visto sono i tre in comune e il collettore. Il collettore comune, come lo posso fare? Collettore comune significa che io il collettore lo devo andare a mettere, a massa non lo posso mettere, lo metto all'alimentazione, che per il segnale è come se l'avessi messo a massa. Qui che ci devo mettere? Ci devo mettere la polarizzazione. La polarizzazione ce la metto con uno specchio. Faccio BCC, faccio meno BE, qua ci avrò la corrente di polarizzazione, qua ci metto l'ingresso, qua ci metto l'uscita. Questo è un collettore comune a carico attivo, non tenete resistenza, non tenete niente. Se avessi fatto il drain comune l'avrei fatto esattamente allo stesso modo. Quindi queste sono le versioni drain comune, collettore comune, a carico attivo. Rispetto al caso precedente, che cosa è cambiato? Sempre la polarizzazione è fatta dallo specchio, però in questo caso la corrente viene, passa nel dispositivo e poi scende giù. Nell'altro caso la corrente andava da su, dentro al dispositivo. Questo significa che questo qui deve essere un pozzo di corrente, quindi se io andassi a disegnare uno dei due casi, è esattamente equivalente, se lo vado a disegnare per questa realizzazione a MOSFET, questo qua deve essere fatto così. Dal punto di vista, diciamo, del segnale, io che cosa ci avrò? Dal punto di vista del segnale, questo sta a massa e qua c'ho la R0 di questo qua. Questo è il circuito, no? Qua c'ho il Dio e qua c'ho il Dio.
Quindi l'analisi è anche in questo caso estremamente semplice.